Con Simone Ruggiati inizia oggi una partnership con Sisal. Di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci? Si tratta di un progetto di 3 anni, buonasera a tutti, dove la cucina, in un posto dove non si viene principalmente per la cucina, ma alla fine si rimane per mangiare, viene offerta in maniera più intelligente, più smart, più veloce, più equilibrata, con un menù che cambia 2 volte l'anno, primavera, estate e autunno, inverno. Questo perché le verdure, grande attenzione alle verdure nel menù, saranno fresche, e quindi fresche di produttori possibilmente locali e con dei best seller che devono rimanere variabili per città e città. A Roma ci sarà un'ottima amatriciana in cacio e pepe o carbonara, magari a modo mio, e a Milano ci sarà il risotto, e a Firenze ci sarà ogni tanto un po' di cavolo nero nel piatto del giorno. Certo, ci sarà un menù che cambia, ci saranno dei best seller, dei piatti magari anche da mangiare con le mani. Per me un grande piatto può stare anche dentro un panino, soprattutto se si guarda una partita con gli amici. Quindi divertimento, un'attenzione al bar, un'attenzione alle proposte da bere e anche un fuori orario, sempre per tutti. Questa è la proposta, facile. Si parla di gioco responsabile, ma anche di cucina responsabile. Quanto è importante essere responsabili in cucina, soprattutto se si è uno chef? Ma se è responsabile non lasciare il gas acceso da sempre, se è responsabile è pensare a non far cotture che vanno in forno per ore adesso che le costo energetico altissimo, se è risparmiare l'acqua, se è cercare di fare cotture mettendo insieme gli ingredienti in modo da risparmiare appunto la lavorazione, ma rispettare la materia prima. Quindi usarla tutta, cercare di comprare senza troppa plastica nel packaging, ma le verdure intere, usare le foglie, lo scarto tra virgolette, davvero paga, anche perché quelle verdure sono meno toccate, meno lavorate, costano meno all'origine. Quindi se si fa la spesa si va a infierire sul pianeta, si fa una spesa col carrello sul pianeta, non nel supermercato. Quindi le mie scelte possono essere più o meno creative di un menù, alla fine sono le persone, sono le stesse che faranno le persone a casa. Insegnare, comunicare una spesa responsabile vuol dire essere sostenibile. Questo è giusto. Sisal parla di gioco e scommesse. Si può dire che la cucina possa, il cucinare possa essere interpretato anche come un gioco, qualche volta un voler provare qualcosa di nuovo, magari scommettere su un abbinamento particolare o su degli ingredienti che alcuni considerano non poter stare insieme, invece si scopre che poi stanno bene insieme. Sì, si gioca col cibo quando fai i biscotti da bambino, si fanno gli esperimenti a caso quando fai gli esperimenti a caso prima di farlo chef, poi ti cacciano via, poi dopo no. Poi dopo si va a scegliere una materia prima consapevole che deve essere di alta qualità e si sta attenti a tutti i dettagli per poterla rispettare. Poi si mette la tecnica e poi si rifà una selezione ulteriore dei collaboratori che devono toccarla, delle grammature, degli equilibri. No, non è più tanto una scommessa. Quando fai una cosa del genere sai benissimo che la fai, dove arrivi. Poi non è detto che vinci o perdi, qui non si scommette, si arriva al punto. Il cibo non è un gioco perché si ingerisce, quindi se io faccio qualcosa e tu lo ingerisci, devi fidarti di me. Se ti fidi io faccio di tutto perché quello che ingerisci lo possa ingerire con la più poetica delle cose, che io divento parte di te, anche se è una patatina prima.